Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei rispondere insieme a voi a una domanda che mi avete posto davvero in molti, ovvero è un buon momento questo per investire con le azioni che sono prossime o comunque ai massimi storici? Vedremo infatti insieme in questo video una serie di dati e cercheremo di capire qual è il miglior modo per investire in questo momento. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video per essere realizzati necessitano di tanto studio. Quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ricordo che il contenuto di questi video è realizzato a scopo puramente educativo e pertanto non rappresenta alcun consiglio finanziario né un invito ad investire, ma direi di non perdere altro tempo ed iniziare immediatamente cercando di dare uno sguardo, come potete vedere ragazzi, all'S&P 500, che è l'indice azionario più capitalizzato al mondo e fa parte e va a raggruppare le 500 aziende a più alta capitalizzazione degli Stati Uniti. Come potete vedere, siamo praticamente prossimi ai massimi storici in questo periodo, con l'S&P 500 che prezza 5.000 o oltre 5.300 punti. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire esattamente che cosa può significare acquistare azioni con l'S&P 500 ai massimi storici e risponderemo alla domanda se questo investimento è un'idea intelligente in questo momento. Per fare ciò, ragazzi, ci appoggeremo alla storia che fornisce sempre risposte chiare con un adeguato studio. La domanda che ci porremo è: il mercato scenderà o continuerà a salire vertiginosamente nel corso dei prossimi anni? Diamo un'occhiata più nel dettaglio per capire come rispondere a queste domande. L'S&P 500, ragazzi, ha raggiunto un nuovo massimo storico il 19 gennaio 2024. Da allora, il mercato azionario in realtà, fino ad oggi, quindi fino alla fine di maggio 2024, ha continuato a salire e l'indice attualmente viene scambiato vicino ai suoi massimi storici. Ciò infatti potrebbe portare molti investitori a chiedersi se sia il caso di attendere un pullback, ovvero un ritracciamento, prima di investire più denaro nei mercati. È perfettamente naturale voler ottenere infatti un prezzo migliore di acquisto per i nostri investimenti. Pochi sentimenti sono infatti peggiori che investire denaro in un investimento e vederlo diminuire immediatamente di valore. E poiché ogni mercato ribassista deve iniziare con un massimo storico, per definizione sembra che ciò potrebbe facilmente accadere se si investisse oggi. Anche se potrebbe sembrare che le azioni non possano che scendere da qui in poi, la storia in realtà, ragazzi, suggerisce che ora potrebbe essere un ottimo momento per investire. Per capire più nel dettaglio quello che vi sto dicendo, ragazzi, andiamo a vedere cosa succede dopo che le azioni hanno raggiunto nuovi massimi storici. Tutti infatti capiscono che le azioni prese in maniera di gruppo, quindi ad esempio con un indice, l'S&P 500, aumentano di valore nel corso del tempo. Ciò significa che le azioni devono raggiungere continuamente nuovi massimi storici per progredire e far sì che questa storia si ripeta. Quindi, raggiungere un massimo storico, ragazzi, di solito porta a molti altri massimi storici. E questo è molto molto chiaro se andiamo a vedere quelli che sono i risultati di mercato nel corso degli anni. Infatti, come potete vedere, a massimi storici effettivamente si sono sempre succeduti nuovi massimi storici. Quindi, ragazzi, andiamo ad analizzare nel dettaglio i dati. Nel 1995, ad esempio, l'S&P 500 registrò consecutivamente nello stesso anno ben 77 massimi storici. Si tratta di quasi un giorno di negoziazione su tre in quell'anno in cui furono raggiunti valori sempre più alti.
Da quando ha toccato un nuovo massimo intraday il 19 gennaio 2024, l'S&P 500 in quest'anno, quindi nel 2024, ha registrato altri 19 massimi storici. E questo, ragazzi, non è un qualcosa che vi sto dicendo io perché lo penso, è un dato di fatto che potete andare a verificare voi stessi sui grafici. Quindi, ragazzi, c'è da dire che in questo momento anche i rendimenti medi, dopo che le azioni raggiungono nuovi massimi storici, sono superiori ai rendimenti medi complessivi dell'S&P 500. Dal 1950, infatti, il rendimento totale dell'S&P 500, un anno dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico, è stato del 12,7%, contro il 12,4% degli altri periodi annuali, e questo secondo una ricerca condotta da Fidelity. Se investissi quando l'indice raggiunge un nuovo massimo uscendo da un mercato ribassista, si vedrebbe infatti un rendimento medio del 14%. L'S&P 500 attualmente si trova a circa l'8% sopra il massimo storico del 19 gennaio. Quindi le medie storiche suggeriscono che c'è ancora molto margine di rialzo nel corso dei prossimi mesi. Se si va a guardare anche a lungo termine, investire in questo momento è ancora più allettante. Investire ogni giorno in azioni che hanno raggiunto il massimo storico tra il 1988 e il 2020 ha infatti portato a un rendimento totale del 50,4% dopo 3 anni e del 78,9% dopo 5 anni. Questo secondo i dati che sono stati pubblicati da una ricerca di JP Morgan. Si tratta quindi di un rendimento di gran lunga migliore rispetto ai rendimenti totali del 39,1% a 3 anni e del 71,4% a 5 anni forniti in media dall'S&P 500 durante quel periodo. Pertanto, ragazzi, investire quando le azioni raggiungono un nuovo massimo storico è solitamente una scommessa che paga molto di più rispetto alla media storica di qualsiasi altro momento nel comparto azionario. Ma quindi, altra domanda che ci facciamo: qual è il modo migliore per investire quando il mercato raggiunge il massimo storico? Vediamolo insieme, non prima, ragazzi, di avervi chiesto, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. E vi chiedo inoltre di farmi sapere qui sotto nei commenti se avete mai approfondito questo tipo di ricerche e se eravate già a conoscenza di quello che vi sto andando a riportare in questo video. Ma andiamo con ordine e torniamo per analizzare l'ultima parte di questa ricerca. Quando il mercato azionario raggiunge nuovi massimi storici, può infatti sembrare che le valutazioni di molte azioni siano ben al di sopra del loro valore intrinseco. Trovare un singolo titolo da acquistare può essere infatti molto più difficile rispetto a quando ci stiamo avvicinando al fondo di un mercato ribassista. Tuttavia, ci sono sempre opportunità per investire i nostri soldi. Anche un prezzo equo per una grande azienda può infatti battere il mercato complessivamente a lungo termine. Detto questo, ragazzi, è ovvio ed è chiarissimo che è difficile sbagliare se andiamo ad investire in un fondo indicizzato ad ampio spettro, come ad esempio un ETF. Gli ETF, infatti, seguono da vicino l'indice S&P 500, in questo caso, o comunque altri indici che sono utilizzati come benchmark di riferimento, e presenta quindi uno dei più bassi rapporti di spesa in assoluto. Infatti, i costi degli ETF sono in genere inferiori allo 0,30, anche allo 0,20% in alcuni casi. Nell'S&P 500 in particolare, che è molto capitalizzato, possiamo arrivare addirittura a costi dello 0,07% o dello 0,05%. Se la storia si dovesse ripetere, o almeno dovesse fare rima con quello che è successo in passato, come è solito fare, molto probabilmente si otterranno buonissimi rendimenti nel corso dei prossimi anni dall'investimento in ETF.
Detto questo, negli ultimi anni l'S&P 500 c'è da dire che è diventato sempre più concentrato con una percentuale sempre crescente che è stata capitalizzata da poche aziende. La crescita dei titoli cosiddetti Magnificent Seven, ovvero le Magnifiche Sette, ha spinto i primi 10 componenti dell'S&P 500 a rappresentare oltre un terzo del valore dell'intero indice. Questo infatti è un livello che non vedevamo da decenni. Inoltre, le valutazioni di questi titoli a mega capitalizzazione sono molto più elevate rispetto al resto dell'indice S&P 500. Eliminando solo 8 delle più grandi società dell'indice, il rapporto PE a termine dell'S&P 500 passerebbe infatti da 19,7 a 17,4, secondo Yardeni Research. Ciò potrebbe, ragazzi, quindi andarci a dare una significativa figura di quello che sta succedendo, e cioè potrebbe significare che gli investitori possono trovare migliori opportunità concentrandosi sulle imprese più piccole presenti all'interno dell'indice. Un modo per investire in realtà nelle società in maniera più diversificata è chiaramente quello di andare ad investire in un ETF equal weight, ovvero dove i titoli vengono pesati in funzione del numero e non in funzione della capitalizzazione di mercato. I fondi indicizzati equal weight, infatti, pesano equamente i titoli dell'indice S&P 500, ribilanciandoli una volta al trimestre. Ciò significa che investirai tanto negli ultimi 10 titoli quanto nei primi 10. L'indice di pari peso ha infatti storicamente sovraperformato l'indice S&P 500 standard, nonostante la forte corsa dei titoli azionari mega cap negli ultimi 10 anni. Indipendentemente dal modo in cui decideremo di investire, ragazzi, singole azioni, un fondo indicizzato standard o un fondo orientato verso le società a uguale capitalizzazione, l'acquisto di azioni ai massimi storici può comunque essere un ottimo modo per aumentare la nostra ricchezza e il nostro patrimonio. Anche se sei rimasto in disparte a guardare le azioni che stabiliscono continuamente nuovi massimi storici quest'anno, non è ancora troppo tardi per intervenire e iniziare a guadagnare anche in questo momento storico. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Pertanto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!